Buongiorno, edizione flash del TG2000, subito in rassegna ai fatti più importanti di oggi. La terza tappa del viaggio di Papa Francesco che a Timor-Leste, dopo le autorità civili, ha incontrato la comunità ecclesiale qui ai confini del mondo ma al centro del Vangelo, perché una chiesa che non va nelle periferie è una chiesa malata. Medio Oriente, raid israeliano su una tendopoli a Khan Yunis, almeno 40 i morti, colpito un centro di controllo di Hamas nella striscia di Gaza meridionale, la replica sono tutte menzogne. Ucraina, l'esercito russo dichiara di aver abbattuto almeno 71 droni di Kiev e secondo il governatore di Mosca, sotto i droni ucraini è morto un bambino di 9 anni. Dalla Svezia, nuovi aiuti per 400 milioni di euro. Stati Uniti, conto alla rovescia per il dibattito televisivo che verrà trasmesso dalla ABC tra la vicepresidente Kamala Harris e l'ex presidente Donald Trump per la corsa alla Casa Bianca. È tempo di cambiare oppure sarà una lenta agonia, presentato a Bruxelles il rapporto di Mario Draghi sulla economia europea che punta su innovazione, energia e sicurezza. L'ex ministro della cultura Gennaro Sangiuliano sarebbe indagato dalla procura di Roma, ad affermarlo fonti di stampa. I reati ipotizzati sarebbero quelli di peculato e rivelazione e diffusione di segreto d'ufficio. La donna di 64 anni uccisa a coltellate a Gela in provincia di Caltanissetta si è costituita alle forze dell'ordine, il figlio di 43 anni, i carabinieri lo stanno interrogando per ricostruire le dinamiche dell'omicidio. E si contano i danni per il maltempo in diverse parti d'Italia. A Montemurlo, in provincia di Prato, come vedete dalle immagini, si spala il fango. Quando piove, dicono i residenti, siamo tutti terrorizzati, non dormiamo la notte. L'Italia di Spalletti vince Israele bissando la bella vittoria a Parigi contro la Francia, gol di Frattesi e Ken nella seconda giornata della fase a gironi della Nations League. E si apre oggi a Roma il seminario Generatori di Speranza, in cammino con i giovani nella luce del Giubileo. È promosso dal Centro Pastorale dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, dall'Ufficio Scuola CEI e dall'Istituto Toniolo. Il 12 settembre le conclusioni con il dialogo tra il presidente della CEI, Cardinale Zuppi, il rettore dell'Università Cattolica, Elena Beccarli. Ed è tutto, linea ora alla Santa Messa, TG2000 tornerà più tardi a mezzogiorno, grazie del vostro tempo e buona giornata.